Ebbene sì, ci siamo! È il momento di un nuovo aggiornamento di versione per Windows 10. Questa nuova iterazione si chiama Windows 10 2004, aggiornamento di aprile o maggio 2020 e arriverà su tutti i nostri PC nel corso delle prossime settimane. Ciao, sono Zan di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo tutte le novità principali di questa nuova generazione di Windows 10. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ok, prima di cominciare qualche informazione generale, innanzitutto questa nuova versione si chiama appunto Windows 10 2004. Il progressivo sta ovviamente a rappresentare l'anno in cui è uscito, quindi 2020 e il mese di aprile, 04. Questa nuova nomenclatura interrompe un po' quello che abbiamo visto per gli anni precedenti, perché dopo Windows 10, 19.03, 18.03 e 17.03 negli anni passati ci saremmo aspettati che questa generazione si chiamasse Windows 10 2003. In realtà Microsoft ha saggiamente deciso di chiamarla 2004 modificando il progressivo, perché si sarebbe fatta un'enorme confusione con Windows Server 2003, ovvero la vecchissima versione di Windows Server che era uscita parallelamente a Windows XP. In realtà questo cambio di nomenclatura va benissimo perché si chiama aggiornamento di aprile oppure maggio 2020. Il nome esatto non è ancora stato comunicato, ma sarà probabilmente uno di questi due. Durante il ciclo di sviluppo invece si parlava di Windows 10 20 H1 ad identificare appunto la versione in uscita durante la prima metà del 2020. Microsoft proporrà questo aggiornamento progressivamente a tutti i PC dotati di Windows 10 già dai prossimi giorni, però non effettuerà più l'upgrade automatico, quindi gli interessati dovranno materialmente entrare all'interno delle impostazioni, cercare aggiornamenti e poi cliccare effettivamente su OK, procedi con l'upgrade alla nuova versione. Chi non volesse aspettare oltre e volesse invece procedere immediatamente all'upgrade ha fondamentalmente due strade. La prima, quella più semplice e più raccomandabile, è scaricare il tool di upgrade di Windows manualmente. L'altra invece è scaricare tutta la ISO e procedere da lì. Se volete procedere, ovviamente trovate la guida passo passo nell'articolo dedicato. Una cosa molto importante da sapere è che si tratta di un aggiornamento completo, ovvero, contrariamente alla generazione precedente uscita a novembre 2019, questo Windows 10 2004 richiede il provisioning completo del sistema operativo, quindi è necessario un pochino più di tempo per l'upgrade e ne sono necessari diversi riavvi. Completata questa doverosa premessa, che cosa c'è di nuovo per noi utenti? Beh, innanzitutto la funzionalità principale, quella più importante, è probabilmente l'arrivo di sottosistemi Windows per Linux in versione 2. Non mi dilungo più di tanto perché ho realizzato un video dedicato proprio a WSL2, però fondamentalmente la funzionalità e lo scopo della caratteristica è sempre lo stesso, ovvero consentirci di utilizzare un'installazione Linux completa direttamente all'interno del nostro desktop di Windows 10. Si tratta di una cosa molto importante, molto utile soprattutto per i programmatori, per gli smanettoni, per gli utenti avanzati, con la grande novità che a partire da questa iterazione WSL2 non viene più utilizzato il meccanismo di emulazione che aveva caratterizzato WSL1, ma Microsoft ha innestato un kernel Linux completo che, oltre ad essere molto più veloce, garantisce anche una compatibilità con le app di un altro livello. Di nuovo, se vi interessa sapere tutto su WSL, come si installa, come funziona, eccetera, fate riferimento al mio video dedicato. Windows 10 2004 è caratterizzato anche da un nuovo set di icone. Personalmente sono sempre ipercritico circa la tendenza del design moderno che aveva tolto ogni colore dalle icone delle precedenti iterazioni di Windows 10, che quindi rendeva poco pratico distinguerle a colpo d'occhio. Questo nuovo set di icone invece è coloratissimo e personalmente mi piace un sacco. Lo possiamo vedere chiaramente su Groove Musica, Film e TV, Posta, Foto e moltissime altre app fornite a corredo in Windows 10. Quindi icone più belle, colorate, c'è un'ombreggiatura che le rifinisce, personalmente mi piace moltissimo. Il problema principale, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, è che crea un fortissimo distacco tra i programmi tradizionali, quelli di terze parti, che probabilmente non aggiorneranno mai le proprie icone al nuovo set di design, e tutto quello che c'è all'interno di Windows 10. Quindi si viene a creare una commistione fra vecchio e nuovo che in alcuni casi
è veramente un pugno nell'occhio. Per quanto riguarda la manutenzione, vi segnalo due caratteristiche molto utili. Innanzitutto c'è la reinstallazione cloud, ovvero a partire da questa generazione è possibile reinstallare automaticamente il sistema operativo scaricando l'ultimissima versione di Windows 10 direttamente dai server Microsoft. La figata è che avviene tutto in modo completamente automatico, quindi non dobbiamo trafficare con la chiavetta oppure masterizzando il DVD. Fondamentalmente, quando clicchiamo il funzionalità appunto di Reset Cloud, il nostro PC scarica tutto il necessario, tutti i file dell'installazione di Windows direttamente dal server Microsoft, quindi sempre l'ultimissima versione aggiornatissima e pulita, e la reinstalla in automatico. Questo è un grandissimo miglioramento rispetto all'approccio precedente che utilizzava i file locali, proprio perché siamo sicuri innanzitutto di ricevere l'ultima versione, quella più aggiornata, e poi siamo in grado di procedere con il ripristino del PC anche in caso la copia locale di Windows fosse davvero estremamente danneggiata. L'altra novità in termini di manutenzione è la possibilità di gestire direttamente da Windows Update anche l'installazione dei driver e degli altri aggiornamenti opzionali. Che cosa significa? Che alcuni aggiornamenti, in particolare dei driver, non verranno più installati automaticamente, ma verranno relegati ad un pannellino nel quale gli utenti dovranno cliccare sì, installa questo upgrade o questo aggiornamento driver. Una buonissima cosa, perché in precedenza per raggiungere lo stesso risultato e installare gli aggiornamenti driver in modo preliminare era necessario smanettare con il vecchio pannello di controllo ed era una cosa veramente molto scomoda, e soprattutto non ci veniva fornita alcuna informazione circa dei nuovi driver che poi sarebbero stati installati. Venendo alle funzionalità desktop, finalmente cliccando il pulsante visualizza attività è possibile creare dei desktop molteplici, come già avviene da sempre in Windows 10, ma è possibile assegnare dei nomi personalizzati a questo desktop. Io personalmente utilizzo sempre almeno due desktop distinti, uno per le attività legate a turbolab.it e uno legato a tutte le altre cose che sto facendo, però delle volte mi capita anche di aprirne un terzo quando ad esempio sto effettuando anche il montaggio di un video in contemporanea. Tutti questi desktop finiscono per essere un po' confusionari: prima semplicemente apriva un'etichetta desktop 1, desktop 2 e desktop 3, mentre invece adesso finalmente possiamo assegnare a queste scrivanie i nomi che preferiamo. Oltre ad essere visibili nel momento stesso in cui inseriamo digitiamo questi nomi, il sistema operativo fa sì che sopravvivano anche al riavvio, quindi quando andiamo a riavviare il PC ci ritroveremo immediatamente con i nostri desktop e i nomi che avevamo assegnato in precedenza. Personalmente la trovo una cosa veramente molto utile e interessante. La versione della primavera 2020 di Windows 10 presenta anche un nuovo Cortana. Innanzitutto diciamo che Microsoft mi pare avere un po' le idee poco chiare riguardo a Cortana. Già dalle generazioni precedenti Microsoft aveva deenfatizzato l'assistente vocale togliendola dall'integrazione del campo di ricerca, una mossa che personalmente ho apprezzato tantissimo, però significa sostanzialmente che ha ridotto la visibilità dell'assistente di ricerca. A partire da questa generazione però Microsoft ha riposizionato Cortana, ora parla in particolare di un assistente personale alla produttività, e l'ha addirittura resa un'applicazione indipendente, quindi la finestrella può essere mossa liberamente sul desktop, non è più ancorata alla barra delle applicazioni come succedeva in precedenza, e Microsoft potrà anche aggiornarla in modo indipendente dal resto del sistema operativo. Per il resto sono state tolte un paio di caratteristiche, in particolare la maggior parte delle skill di terze parti, la gestione della musica e un sacco di integrazioni con le applicazioni di domotica. In compenso Microsoft continua con questo atteggiamento un po' duplice, se non altro toglie caratteristiche ma aggiunge anche altre nuove integrazioni con le proprie app, in particolare con Microsoft To Do per la gestione degli appuntamenti e con le funzionalità di chat erogate da Bing per avere delle risposte rapide. Personalmente non ne faccio un dramma, anche perché fondamentalmente non ho mai utilizzato Cortana se non per fare qualche test, però sono sicuro che per gli utenti in ascolto che utilizzano profondamente Cortana troveranno un sacco di cose nuove, non tutte apprezzabili. Date un'occhiata e fatemi sapere cosa ve ne pare. Le novità principali si esauriscono qui, ma ce ne sono ancora tantissime di secondaria importanza. Fra le più significative vi cito innanzitutto che all'interno del gestore delle attività, quindi all'interno di Task Manager, è possibile finalmente vedere se un disco è un SSD oppure un disco magnetico tradizionale. C'è anche la possibilità di visualizzare a colpo d'occhio la temperatura della GPU dedicata.
Inoltre Windows Sandbox, quindi la funzionalità e l'app che consente di isolare, creare delle sandbox isolate del sistema operativo, è ora anche in grado di supportare i microfoni. Per quanto riguarda le prestazioni, Windows Search, quindi il sistema di indicizzazione dei file, è stato ottimizzato, ora dovrebbe impattare meno sulle performance del computer, creando meno rallentamenti. Microsoft lo sta dicendo da una vita che stanno migliorando le performance, è sicuramente così, però di nuovo, fino ad oggi probabilmente non eravamo ancora al 100%. Questa generazione dovrebbe aver migliorato finalmente le prestazioni del servizio di indicizzazione. Un'altra cosa interessante è la possibilità di dettare testi. Era in realtà presente già da tempo sulle versioni in inglese, però a partire da questo upgrade è disponibile anche in italiano. Quindi con un microfono a disposizione potremmo scrivere e digitare dei testi utilizzando la nostra voce. Io ho fatto un po' di prove utilizzando un microfono da studio, quindi un microfono da tavolo, che è quello che utilizzo per registrare i miei video, e secondo me siamo ancora un po' sotto ai risultati ottenibili con la dettatura e riconoscimento vocale, ad esempio su Android. Fate una prova di nuovo, fatemi sapere che cosa ve ne pare. Bene, da Zana di Turblab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Android, Linux, Internet, Bitcoin, criptovalute e tutto il resto, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso, iscriviti sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, la campanella. Al prossimo video. Ciao!